Ciao, direte voi, ma cosa fai qua? Beh, perché intanto dovrei darvi l'appuntamento per domani che è martedì, ma l'appuntamento domani martedì con la nostra storia del rock, ahimè, lo dobbiamo saltare. E lo dobbiamo saltare per ben 2 martedì, sperando poi che non succeda nient'altro e che ci si possa trovare in diretta per farci gli auguri di Natale. Lo so. Però facciamo una cosa, come martedì scorso, insomma, vi racconto comunque quello che sarebbe stato l'anno che avremmo scelto domani e sarebbe stato il 1973. Quindi siamo addirittura nel 68, e direte, ma stai parlando del 73? Sì, lo so, ma nel 68 praticamente tre rimangono in tre per quanto riguarda i Wailers. E stiamo parlando di Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Livingston. Diciamo che era una band che aveva cominciato dopo lo ska con il reggae, ma tra il 68 e il 72 dobbiamo dire che avevano cercato con scarsa fortuna di commercializzare un po' quelle che erano le proprie creazioni. Finalmente nel 1972 erano riusciti a ottenere anche una scrittura tramite la Island Records, ma nel 1973, e qui veniamo insomma all'anno che stiamo un po' raccontando, dopo l'LP Catch a Fire incisero Burning, che ebbe veramente un riscontro positivissimo da parte del pubblico. Inebriati dal successo, beh, smisero, pensate, di lavarsi i capelli. Lì, sì, il troppo successo gli ha dato la testa e quindi non si sono più lavati i capelli, e però si divisero anche, boh, si sciolsero, ognuno decise di continuare a cantare per se stesso e in qualche modo, insomma, Bob Marley sappiamo poi tutta la carriera che ebbe, anche se non molto longeva, ecco, mettiamola così. Ma devo dire la verità, il 1973, dopo l'anno della crisi, quella petrolifera che portò un po' l'Italia a essere in austerity, ci fu un gruppo che veramente sfondò a livello musicale, e soprattutto l'album che andarono ad incidere veniva utilizzato molto spesso quando si acquistavano gli hi-fi, perché la musica, il genere musicale, ma anche gli strumenti che c'erano all'interno, facevano sì che effettivamente si potesse capire quanto un hi-fi potesse suonare al meglio. Stiamo parlando di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, quindi insomma un album che non solo rimase nelle classifiche per tantissimi anni, ma ancora oggi è uno degli album più ascoltati, da ancora oggi è uno degli album che molto spesso viene messo magari su un giradischi con lo stereo tutto volume per capire quanto lo stereo possa funzionare bene. Va bene, quindi insomma sicuramente Money era la canzone che a livello di tintinnio faceva contento gli ascoltatori, ma faceva anche contenti i venditori che in qualche modo vendevano questo album e non solo. Va bene, questo è un po' il resoconto del 1973. È anche vero che però io vi ho raccontato questi anni, ma queste puntate non verranno perse, nel senso che non sono solo raccontate così, ma anzi le riprenderemo e ascolteremo la musica di quegli anni. Oh, anche perché il 72 era il mio anno, cioè voglio dire, mica posso perdermelo così, assolutamente no. Non lo so, magari poi anche da casa riusciremo a fare una diretta, magari una sera, quando si parlerà comunque di vinili. Questo, insomma, lo scopriremo solo come si dice cammin facendo. Intanto, ahimè, come avete capito, per almeno 15 giorni me ne devo stare in quarantena. Io sto bene comunque, però insomma chi è vicino a me purtroppo è risultato positivo e quindi dobbiamo isolarci un po' tutti quanti. Io a questo punto faccio che mettermi sul giradischi il disco magari proprio dei Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Mi prendo una tisana, inizio a pensare a quale sarà l'anno del prossimo martedì, che sarà il 74, e a come recuperare sicuramente questi nostri appuntamenti con il vinile. Per cui non mi resta che augurarvi una buona serata e niente, che dire. Incrociamo le dita e speriamo di vederci presto. Oh, comunque per Natale gli auguri ce li facciamo. Ciao!